Due cavi rettilinei di lunghezza infinita, tra loro paralleli e distanti 1 metro, sono entrambi percorsi da una corrente I. Le due correnti sono in verso opposte. Determina il campo magnetico, modulo direzione verso, presente in un generico punto tra i due cavi, a distanza x da uno di essi. Dimostrato che il modulo del campo è B uguale K per 1 su x più 1 su D meno x, determina le unità di misura di K utilizzando le unità standard. Cominciamo a considerare un filo rettilineo infinito percorso da corrente e consideriamo un piano ad esso perpendicolare. Su quel piano è presente un campo magnetico. Le linee di campo sono circolari, concentriche nel cavo e il campo ha un'espressione B uguale mu0i fratto 2π greco per 1 su R, dove R è la distanza dal cavo. Preso un generico punto a distanza x dal cavo e chiamato il cavo beta, il campo magnetico del cavo beta sarà mu0i fratto 2π greco per 1 su x. Consideriamo adesso un secondo cavo rettilineo infinito parallelo al primo, percorso da corrente in verso opposto al primo. Questo secondo cavo, che chiameremo alfa, genererà in ogni punto tra i due fili un campo magnetico nello stesso verso di quello dell'altro filo. Quindi avremo in questo segmento che congiunge i due fili due campi magnetici nello stesso verso. La formula del campo magnetico generato dal filo alfa sarà B con alfa uguale mu0i su 2π greco per 1 fratto d meno x, perché d meno x è la distanza del punto che stavamo considerando dal secondo filo. Se vogliamo il campo magnetico complessivo, dovremo sommare i due campi e dal momento che sono paralleli nello stesso verso, la somma sarà semplicemente una somma aritmetica. Per cui avremo B uguale mu0i su 2π greco che moltiplica la quantità 1 su x più 1 su d meno x. Ecco che abbiamo dimostrato la formula che ci ha dato il testo del problema, in quanto la costante k della formula scritta nel testo corrisponde a mu0i su 2π greco. L'analisi dimensionale di questa costante ci dà per mu0 newton su ampere quadro e per la corrente ampere, per cui questa costante sarà il rapporto tra newton e ampere. Se invece due cavi fossero percorsi da correnti con lo stesso verso, allora i campi magnetici tra i due fili sarebbero di verso opposto e quindi tenderebbero a cancellarsi l'uno con l'altro. Ci sarebbe addirittura un punto in cui il campo magnetico è nullo. Il campo magnetico totale avrà la formula mu0i su 2π greco che moltiplica 1 su x meno 1 su d meno x. Rimarrebbe comunque invariato il valore della costante k.